Lavoro profondo, meticoloso per il neotecnico Gaetano Auteri, che sta studiando le caratteristiche dei giocatori attualmente sotto contratto, ben 23. In totale per la C dovranno essere 24 più un calciatore nato dopo il 1 gennaio 2002. I giovani provenienti dal settore giovanile non faranno lista. Ingressi sì funzionali alle idee del neo allenatore, ma prima bisognerà necessariamente operare in uscita. In questo momento l'organico è privo di un esterno di fascia, quarto di centrocampo nel 3-4-3 sistema di gioco prediletto da Auteri, e di una punta centrale. Come cursore piace Andrea Cambiaso, classe 2000, proprietà Genoa, ultima stagione in forza all'Empoli, 7 presenze in B nell'11 di Dionisi che ha vinto il campionato cadetto, esperienze precedenti in C nell'Alessandria, Indy nel Savona e nell'Albissola. In attacco l'unica punta centrale in organico Gennaro Borrelli, che dopo la positiva esperienza nella Juve Stabia sarà di nuovo girato in prestito. Per caratteristiche, l'ex bomber della primavera, 20 presenze e un gol in prima squadra, 2 stagioni or sono, non sembra congeniale al credo di Auteri. Per la difesa, Matteassi vorrebbe portare a Pescara l'esperto centrale Antonio Pergreffi, 33 anni compiuti lo scorso maggio. Pergreffi ha giocato a Modena, in precedenza a Piacenza. Matteassi lo conosce bene. Il procuratore chiede 2 anni. Il Modena non pone alcun veto, ma prima il Delfino dovrà provvedere alle uscite. Come esterno d'attacco, avviati i contatti col Napoli per Eugenio Dursi, classe 95, 10 gol a Bari nell'ultima stagione. È una richiesta di Gaetano Auteri.